96% del debito pubblico dipende dalle amministrazioni centrali, solo il 2% dai comuni. E questo è il dato. Noi diciamo da tempo, eppure le politiche nazionali vanno esattamente nella direzione opposta, cioè continuano a tagliare ai comuni, che quindi pagano il debito fatto da altri e pagano le politiche per risanare il debito degli altri chiedendo le risorse a noi. E il Mezzogiorno paga ancora di più, noi l'abbiamo pagato anche col piano di riequilibrio, 1.800.000.000 di euro di tagli in questi anni, più tutto quello che abbiamo visto. E poi chiaramente la gente, se vede una sofferenza di un servizio per strada, con chi se la piglia? Mica se la piglia col governo centrale, se la piglia con i sindaci. Quindi è un disegno voluto. Un disegno voluto che, se continuerà, non farà mai ripartire il paese. Il paese ripartirà quando finalmente si darà fiato, ossigeno e forza agli enti locali. Non penso solo alle grandi città, penso ai piccoli comuni come ai grandi comuni. Non a caso lei ha parlato di autonomia vera. L'autonomia vera è quella delle città, dei territori, quindi dei sindaci eletti direttamente dal popolo. L'autonomia differenziata è un'operazione di potere, per dare potere a dei gruppi che sono a loro volta centralistici, apparati burocratici, dove anche le clientele politiche e le infiltrazioni sono più forti. Quindi io credo alle vere autonomie. La sfida lancia la Lega che si è riempita per anni la bocca di autonomia, in realtà di secessione e poi di autonomia. Chiamateci, chiamate innanzitutto Napoli e sfidateci alla vera autonomia. Io voglio l'autonomia delle città, l'autonomia in questo caso del Mezzogiorno, non per dividere il paese ma per unirlo, e non a caso che non ci chiamano mai, perché non è questo l'obiettivo, è l'autonomia, anzi loro vogliono continuare a concentrare il potere sempre nelle mani di pochi. Qualche volta la chiamano autonomia differenziata, la chiamano potere alla gente, ma se vuoi dare veramente potere alle persone, potere al popolo e potere ai territori, devi valorizzare gli enti locali, che invece sono ancora profondamente zavorrati e pieni di piombo che non ci consentono di volare. L'ultimo dato che volevo far commentare, quello sulle spese pro capite alle grandi città, 1.200 euro di media Napoli e Torino, si vola invece a 2.700 euro a Milano. Al di là dei servizi, forse è vero che a Napoli stiamo riuscendo anche a contenere la spesa? Ma Napoli è, vorrei usare un termine eccessivo, ma è un po' un miracolo laico quello che sta accadendo a Napoli, con un debito storico spaventoso, con pochissime risorse pubbliche, con una situazione di attacco continuo alla città, è la città che più cresce negli ultimi anni per cultura, per turismo, per start-up giovanili, per energia, ma anche per attività produttive. Ecco perché ci fa anche più rabbia tutto questo, se continuiamo a vedere le operazioni che fanno per i fabbisogni standard. Ma fu molto onesto, devo dire, corretto il sindaco di Milano, che quando facemmo l'evento Napoli-Milano, lui lo disse, cioè quello che ha fatto Napoli è di gran lunga straordinariamente rilevante rispetto a una città già forte come Milano. Quindi non potete fare il paragone del servizio pubblico come funziona a Milano e come funziona a Napoli, dovete vedere Napoli da dove è partita, dove è arrivata, in che condizioni. Ecco perché alla fine a me piace questo connubio Napoli-Milano, perché sono le due città in qualche modo che per ragioni diverse stanno tirando molto e anche dimostrando come si può realizzare un modello alternativo pur in condizioni così difficili come Napoli. Adesso ci viene riconosciuto da tutti, perché la vitalità e l'energia di questa città è paradossalmente l'antidoto rispetto a un quadro finanziario ed economico assai depressivo su cui si trovava la città e come stanno cercando più volte di farci piombare. Se fosse stato Presidente del Consiglio Cottarelli oggi come no, non rispondo a questa domanda.